A quanto ammonta l'impegno economico che l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo sta dedicando a questi progetti in Somalia e poi in che modo rendere lo sviluppo del settore ittico sostenibile e non traumatico per le comunità locali? Quindi noi possiamo dire che nel corso di questi 6 anni di lavoro l'impegno che in qualche maniera era diretto essenzialmente o comunque anche indirizzato a risolvere il problema della pesca siamo intorno ai 4-5 milioni di euro. E anche lì abbiamo sostenuto la FAO nel condividere, nel distribuire dei sistemi di pesca appunto sostenibile. Quindi che riescano a preservare soprattutto il pescato, diciamo, con dimensioni inferiori. E la cosa più importante che si sta facendo con un programma che appunto è in corso ancora oggi, è cominciato un anno fa in realtà su un altro programma, è quello della raccolta dati. La raccolta dati ai fini statistici per cercare di capire di cosa stiamo parlando. Non esistono statistiche reali dagli ultimi 30 anni, esistono stime, soltanto sapendo qual è lo sforzo pesca attuale e quindi se ci sono variazioni nell'addimensionamento del pescato nell'arco temporale di almeno un anno, noi riusciremo a capire, ovviamente con delle formule particolari, quanto possa essere lo stock di pesca della Somalia. Almeno a livello appunto costiero, quindi le specie che sono raggiungibili dalla pesca artigianale, e quindi programmare anche per quali altri tipi di sistemi di pesca possono essere consentiti in Somalia.